Per me puoi Intanto che avviare faccio tutti. vai in diretta da qui e dovrebbe andare. Vediamo. Siamo ora si inizia. Va bene. Ok, già, blocco perfetto. Si può nascondere questa cosa qui. Ci siamo? Sedetevi che si inizia. Sedetevi che si inizia. Ok, ci siamo. Mi sentite, vero? Funziona? Sì. Allora, ciao, buonasera a tutti. Faccio una brevissima introduzione perché abbiamo già perso qualche minuto di troppo. Faccio un'introduzione a Pisa Dev come community, molto rapida, e poi lascerò la parola a Lorenzo e poi a Gianguido. L'unica cosa che volevo dire è che Pisa Dev, noi facciamo gli eventi circa ogni mese. Questo mese, in realtà a marzo, ne abbiamo fatti due. Ma oltre a questi eventi che organizziamo qui in giro, facciamo anche molto di più. Funziona? Sì. Ok, siamo una community di appassionati di tecnologia in generale, di sviluppo software, hardware, come ci mostrerà Gianguido, ma insomma, un po' di tutto. Viviamo principalmente su Telegram, cioè il gruppo Telegram è abbastanza attivo, con, boh, penso adesso, quasi 500 membri, giù di lì. E... Okay. Ci sono anche un po' di altre community a Pisa che ci hanno dato una mano e noi diamo una mano a loro, insomma c'è questo scambio culturale. In particolare vorrei ringraziare il GDG Pisa che domani fa la Delfest, una conferenza vera e propria che dura tutto il giorno dalla mattina alla sera con credo 500 registrazioni e una quarantina di speaker internazionali che vengono in giro dal resto del mondo. Poi ci sono i loghi di un altro po' di community, quello in alto a destra col gatto rosso, il gatto nero, Schrödinger Hat, che la settimana scorsa ha organizzato l'Open Source Day a Firenze, un'altra giornata di conferenza che è stata molto molto bella. Un giorno forse riusciremo anche noi a Pisa a farne uno. Questi siamo noi, io, Antonio, Federico, Davide e Luca, ci vedete un po' qui in giro, siamo quelli che insomma mantengono un po' vivo il gruppo, si preoccupano di organizzare questi eventi, significa di solito contattare gli speaker, trovare la location, fare incastrare tutto, creare gli inviti su Eventbrite e via dicendo. Cerchiamo sempre una mano in più. Se qualcuno volesse diventare il prossimo nostro aiutante, il nostro membro del team di Pisa Dev, ci sono un po' di modi per aiutarci in realtà. Ci sono nella slide. Il primo è semplicemente condividere i nostri post sui social, diffondere, diciamo, il verbo di Pisa Dev, aiutarci a crescere come una community, a farci conoscere in giro. Il secondo è organizzare eventi, che sono praticamente quello che facciamo noi. Occupa un po' più di tempo, diciamo, però può anche dare soddisfazioni a livello personale. Io almeno, oltre al lavoro che faccio full time, trovo che organizzare eventi, dare qualcosa indietro alla community sia importante e soddisfacente. Il terzo modo di aiutarci è diventare uno speaker, venire qui a fare un talk come Lorenzo e Gianguido questa sera. Oppure da poco abbiamo anche aperto un account su Open Collective dove accettiamo donazioni economiche. È tutto tracciato, è tutto molto trasparente, cioè tutti i soldi che entrano e tutti i soldi che escono si vedono dal nostro account di Open Collective pubblicamente. Poi metterò magari i link a tutte queste cose come fare sul nostro gruppo Telegram.
dopo l'evento ci sarà la pizzata. Qualcuno di voi credo mi avrà risposto all'email, però per rifare un conteggio veloce, chi di voi c'è alla pizzata? Dopo può alzare la mano, per favore. Ok, vedo 15. Sarà alle scuderie. L'arciere non aveva posto stasera, di solito lo facciamo all'arciere, abbiamo cambiato all'ultimo. Però, insomma, scuderia e arciere è quasi la stessa cosa. Per me basta così, lascio subito la parola a Lorenzo, che fa il Senior Quant Developer a Man Group a Londra, credo, ma lascio a lui la presentazione vera e propria. Facciamo un applauso di incoraggiamento a lui, vai! Vado, sì. Okay. Allora, questa presentazione è sul Quant Finance, quindi ci sono un po' di anglicismi, scusatemi, e ho messo un piccolo glossario giusto per portare tutti più o meno allo stesso livello. Qualcuno qui sa niente di finanza, Quant Finance, statistica? 1, 2, 3, un po' di matematica, algebra, vabbè, qualcosetta, via. Ok, stasera vi tocca così. allora, dunque, ci sono queste quattro cose che dovete capire bene, imparare a memoria. Allora, portfolio, quando si dice portfolio si intende un insieme di strumenti finanziari. Indico con W i pesi che diamo a questi strumenti finanziari. Uno strumento finanziario può essere un'azione, può essere un bond, un ETF, no? Cripto, qualunque cosa vogliate. I ritorni, beh, il ritorno, no, di un'azione, cioè il 3%, 5%, queste cose qua. In un portfolio, il ritorno di un portfolio è la media pesata di tutti i ritorni dei sottostanti, no? Cioè di ogni strumento su cui investe. Quindi è il ritorno di ciascuno per il peso dato a questi strumenti. Rischio, in senso molto lato, diciamo che in questo ambiente si semplifica molto dicendo che il rischio è la deviazione standard dei ritorni, quindi la volatilità, se voi pensavo, ora poi faccio vedere meglio con qualche grafico, questa è la definizione, no? Varianza, radice quadrata, deviazione standard, e lo Sharpe ratio, Sharpe è un signore che ha inventato questa cosa, ritorno, quindi il ritorno del vostro portfolio diviso per il rischio del vostro portfolio, che abbiamo già detto essere la deviazione standard. Questo è molto importante, è molto utile da usare, perché praticamente è una misura normalizzata, quindi grazie a questo possiamo comparare diverse strategie. Se avete due strategie, una che ritorna al 10%, l'altra al 100%, diceva quella del 100% è molto meglio, però magari per arrivare a questo 100% ci vuole molta varianza, cioè vedete che i ritorni vanno su e giù molto, e quindi è più facile arrivare a valori molto elevati. Allora, time series, molto semplice, delle linee che vanno su e giù su un grafico. Possiamo dire che questi sono i prezzi di alcune azioni. Se ne analizziamo una in particolare, no? Abbiamo detto questo qui è il prezzo di un'azione, questi sono i ritorni, quindi praticamente il rapporto tra il giorno e il prezzo del giorno prima, quindi questa è la time series dei ritorni, questa è la distribuzione dei ritorni, no? Un pochetto di statistica. Quindi la media dei ritorni è, diciamo, questa qua, indicata con mu, e poi sapete, no, una deviazione standard, due deviazioni standard, eccetera. Quindi la nostra misura di rischio è questo sigma. Perché? Perché è facile. Ci sono misure molto più complesse, ma questa qui è la più immediata.
se avete domande fermatemi, ok, perché poi diventa più difficile. Diciamo, il problema del videogioco nel Sigma è il fatto che è limitato a assumere che in qualche modo c'è una soluzione gaussiana, un ritorno, ma in realtà, essendo vincolato al fatto che potresti perdere tutto quello che investire, non di più. Ok, abbiamo qualcuno preparato qua. Allora, la domanda è domanda è molto sensata e dice che fondamentalmente la distribuzione questa qui non è molto realistica perché in realtà non si può perdere più del 100% del proprio asset, no? Non puoi andare, non puoi perdere più del 100% di quello che hai. È vero? Questa è molto semplificata. Questo, questi, diciamo, sono i ritorni istantanei, che quindi, semplificati, possiamo dire che sono circa... Come? C'è l'approssimazione che sono molto piccoli rispetto a quello dell'asset, perché sono in un periodo breve. Esatto. Quindi la distribuzione, diciamo, che è normale, diciamo così. Non è normale perché è molto, come si dice, le fat tails, le ali sono, si dice ali? No? Sì, le code sono molto spesse, quindi sono, non è una distribuzione gaussiana, però se la approssimiamo con una distribuzione gaussiana, chiaramente possiamo creare tutta una serie di teorie e applicazioni, che perché è molto più facile da trattare. E per intervalli brevi diciamo che va bene. Se non va bene, diciamo che è un'eccezione. Quindi mettiamo un po' il problema sotto il tappeto. Ok, quindi, per costruire un portfolio abbiamo una serie di strumenti. Abbiamo detto diamo un peso a ciascuno di questi strumenti, quindi facciamo, no, il prodotto scalare, non mi vengono né tante le parole, per trovare il ritorno del portfolio, e questo qui è il ritorno del portfolio, quindi di questo aggregato di strumenti. E per esempio questo qua vediamo che il ritorno medio del portfolio è 0,15%, standard deviation 8%, quindi rischio 8%, e lo Sharpe è il rapporto tra questi due, 0,17. Vabbè. Fin qui tutto chiaro? Ok. Ok, ora andiamo a fare un po' di portfolio optimization. Si vede? Sì. Ok. Allora, prima abbiamo creato un portfolio qualunque, diciamo che abbiamo, no, vogliamo investire, che so, in Tesla, Apple, Microsoft, tutte queste qua, però non sappiamo quanto mettere in ciascuna di queste. Come si decide? Si può decidere, per esempio, perché, diciamo, rispettando certi criteri, certi constraint, certe regole. Per esempio, vogliamo avere, che so, magari almeno il 10% in ognuna di queste azioni, oppure vogliamo che la varianza del portfolio non superi un certo valore, oppure cose molto più complicate. Però in buona sostanza uno vuole creare un problema, no, matematico da risolvere, in modo da ottimizzare una certa funzione, che tendenzialmente è massimizzare il ritorno o minimizzare il rischio, soggetta a determinate constraint. Allora, la formula che vogliamo ottimizzare è questa qua, che ora spieghiamo un attimo. Allora, il primo termine, non c'è un puntatore, no? Vabbè. Il primo termine, dove c'è la manina, questo qui l'abbiamo visto prima, è il ritorno del portfolio, perché è i pesi per i ritorni degli strumenti, ok? Quest'altra parte qua, invece... quella che abbiamo visto prima è la deviazione, la varianza, quindi il rischio del portfolio. E davanti, vabbè, c'è questo delta che si chiama avversione al rischio. Quando voi, per esempio, aprite un account di brokeraggio, andate in banca, fate qualcosa, in genere vi fanno compilare un form dove vi chiedono, no,
quanto volete investire, che lavoro fate, state male se perdete 10 euro, queste cose qua. Tutte queste domande che sembrano un po' stupide in realtà servono per trovare questo valore qui e anche altre cose. E se vogliamo interpretare un po' questa formula, che cosa significa? Io voglio massimizzare i miei ritorni, che è la parte a sinistra, e chiaramente, no, tenendo questa parte qua il più basso possibile. E a più io sono, cioè è funzione della propria avversione al rischio. Ok, domande? Ok, allora, è tutto Python, yeah. Sì. L'avversione al rischio è calcolata in modo standard oppure ogni banca ha un proprio modo per calcolarla? Allora, la domanda è se l'avversione al rischio è calcolata in maniera standard. Probabilmente, penso di sì. Io non lavoro in quel settore, quindi non lo so. Ci saranno delle regole a seconda del paese, anche del tipo di investimento. Non lo so. Ok, quindi dicevo, tutto, ho fatto un Jupyter Notebook, tutto Python, Pandas, Data Science, potremmo dire. Allora, inventiamo un portfolio composto da 5 azioni. Ok, quindi io creo questa 5 time series di azioni, creando dei ritorni casuali. Questo è come appaiono. E questa è la matrice di covarianza. Quindi ho preso 5 time series. Qui chiaramente c'è, no, un Python, Pandas, così fanno tutto loro. Cioè io scrivo una riga e loro calcolano tutto, molto facile. E questa qui è la matrice di covarianza, no? Per ricordarci un attimino cosa significhi, praticamente quello che ci sta dicendo è che al variare della stock 4 di una unità, la stock 0 varia di meno 0,0076 unità. E sulla diagonale uno dice, vabbè, dovrebbe essere 1, quella è la correlazione. Questa, quindi il valore che vedete sulle diagonali è la varianza di quello strumento. Ok, quindi i ritorni, vabbè, giusto per far vedere che i ritorni sono diversi. E ora creiamo dei portfolio. Per ora l'unica cosa che sto dicendo qua è che voglio che la somma dei pesi che do a ognuno di questi strumenti sommi a 1. Cosa vuol dire? Può sembrare ovvio, nel senso che se io ho 1000 euro, no, metto che so 200 in Apple, 500 in Microsoft, eccetera, e spendo tutti questi 1000. Però uno in teoria potrebbe avere che so 1000 euro e investirne 500. Quindi investirei il 50%, per esempio, del mio capitale. Oppure potrei, no, andare sempre al mio broker e gli dico mi presti 1000 euro, e quindi investire 2000 euro a fronte di un capitale iniziale di 1000. Quindi quello si chiama leverage. Invece qui sto dicendo che voglio, non voglio leverage, quindi investire al 100%. Allora, qui è una piccola classe, giusto per aiutarmi un pochino. Quindi la classe portfolio ha bisogno di i pesi che do ai miei strumenti, i ritorni degli strumenti e la covarianza o correlazione, secondo cosa vogliamo fare, di questi strumenti. Dati questi valori, posso trovare il ritorno del portfolio, che abbiamo detto essere, no, il prodotto tra i ritorni e i pesi, la varianza, e poi ho messo un'altra funzione, giusto, che ritorna questi due, il ritorno e la standard deviation. Okay. Ora creo 1000 portfolio. Che cosa vuol dire? Praticamente, sempre a caso, dico
generami mille diverse combinazioni di queste cinque azioni, no? Quindi qua invento mille pesi per queste azioni e ne creo dei portfolio. Ok. Vediamo un po'. Allora, ho creato quindi questi mille portfolio. La distribuzione dei ritorni di questi portfolio è questa qua a sinistra, vabbè, e la distribuzione del rischio dell'azione standard di questi portfolio è questa qua a destra. Ok, e questa qui, bisogna fare un po' più piccolo. Un attimo. Si vede. Ok. Allora, questo grafico qua lo vedremo spesso. Allora, io qui ho plottato tutti i portfolio che ho creato. Sulle X c'è la direzione standard del portfolio, quindi il rischio, e sulle Y c'è il ritorno. Ci siamo? Questo è importante. Quindi mi ci soffermo un attimo. Allora, come vedete, ricapitoliamo un attimo. Io ho 5 azioni, le combino in mille modi diversi e il rischio di questi portfolio è plottato qua, ok? Quindi uno dice, ok, voglio per esempio, che so, un portfolio che abbia un rischio molto molto basso, cosa faccio? Voglio trovare uno di questi portfolio qua. Voglio trovare invece un portfolio che abbia un ritorno molto elevato e voglio andare lassù in cima. Qui non ci voglio andare perché è tutto negativo. E poi ce ne sono un sacco nel mezzo. Quindi la domanda diventa: come si fa a trovare questi portfolio ottimi che ci interessano a noi? E questo è ancora un caso semplice, no? Perché non abbiamo messo nessun constraint di tipo, che so, appunto, leverage o altre cose che per la prossima volta. E quindi andiamo nella vera e propria ottimizzazione. Quindi, piccolo recap, i ritorni sono questi qua, li abbiamo capiti, la varianza è questa qua, lo sharpe del portfolio è questo qua, constraint abbiamo detto, vogliamo semplicemente essere investiti al 100%, e diciamo i boundary del problema è che ogni azione deve, cioè a ogni azione voglio dare tra 0 e 100% del mio capitale, quindi non voglio dare negativo e non voglio usare leverage. Negativo è quando uno va short, quindi uno vende, scommette sul prezzo che scende. Quindi ora imposto il problema, uso SciPy per fare l'ottimizzazione, vabbè, e quindi si fa in questa maniera qua. Si comincia da dei pesi iniziali a caso, la funzione da ottimizzare è la deviazione standard, abbiamo detto, in questo caso voglio trovare il portfolio che abbia il rischio minore. Quindi la funzione da ottimizzare è quella del rischio, quindi la direzione standard. Il contorno del problema, non so come si dice, è appunto ogni azione tra 0 e 1. E poi questa cosa qua, ora ve la spiego un secondo. Praticamente ci sono diversi modi per affrontare questo problema, però in questo qua un po' più semplice,
il trucco è, diciamo, di affettare il dominio che avete visto prima, impostando un, eccoci qua, questo è quello che viene fuori, questa è la frontiera che si trova. Come si trova questa frontiera? Praticamente si affetta il dominio orizzontalmente, mettendo come constraint un certo ritorno. Quindi se vedete qui, quello che fa, cioè risolvere 100 mini ottimizzazioni, dove imposto il ritorno per ognuna di queste, lo imposto qua, e praticamente imposto che il ritorno dei portfolio sia un certo valore. Questo valore va da meno 0,01 a 0,06, e per ognuno di questi mini problemi cerco quale sia il portfolio che mi dà la varianza più bassa. Rifammi la domanda. È una ricerca esaustiva su tutte le possibili portafogli per vedere se ne esiste uno con quella. Allora, non è la domanda è se è una ricerca esaustiva per trovare tutti i portfogli. Allora, non è che cerco iterativamente tutti i portfogli, ma ora quello che sto facendo qua è cercare di ricostruire questa, si chiama pareto front, cioè sono, no? Sono praticamente frontiere dove tutti i punti sono ottimi per qualche metrica. E come la trovo questa frontiera? La trovo per punti. Ognuno di questi punti è il minimo di un'ottimizzazione. Okay? Quindi te mi stai chiedendo magari se è convesso. L'ottimizzazione stessa viene fatta, diciamo, come ricerca esaustiva, come lo spazio dell'ottimizzazione. Ok, quello è un po' più complesso, perché dipende dal tipo di problema. In questo caso qui è molto semplice. Però diciamo che uno crea il problema in modo che sia convesso e lo possa risolvere. Perché chiaramente se ci metti qualunque tipo di constraint che vuoi, poi sì, non lo puoi risolvere, oppure insomma, non è più ottimo. Quindi sì, affrontiamo problemi che possiamo risolvere. Quindi troviamo questa frontiera, e in particolare questo puntino qua arancione è il portfolio, non è best sharp, ma in realtà è il portfolio con il rischio minore. Quindi di tutti i punti sulla frontiera, questo qua ovviamente, no? L'ho trovato perché è quello che ha la deviazione standard più bassa. Poi, secondo problema, voglio invece trovare il portfolio che abbia lo sharp più alto. Lo sharp, ricordo, è il rapporto tra ritorni e rischio. Ed è laggiù, vabbè. Quindi no, se fate tutte, no, le divisioni, ritorno su deviazione standard, quel punto lì, all'interno della frontiera di quelli ammissibili, è il punto migliore. Ok, ora aggiungiamo un constraint. Questo qua è abbastanza semplice, diciamo che a ogni azione voglio dare almeno il 10% del mio capitale, perché magari, per esempio, no, per i costi di trading, perché non ha senso avere valori più bassi per qualunque motivo. Quindi aggiungo qui un constraint, eccolo qua, dove imposto questa cosa. Zero, quindi non è un'opzione? No. Quello era, gli esempi che abbiamo fatto prima potevano andare tra 0 e 1, quindi tra 0 e 100%. Mentre qua imposto che
il minimo capitale, diciamo, che do a ciascuno strumento sia il 10%. Senti, non è chiaro che l'ottimizzazione, se abbiamo definito il rischio con la media esatta sui, certo, sui pesi della deviazione delle varie delle cinque azioni. Per quale ragione non dovrebbe essere sempre investo al 100% su qualunque deviazione più bassa di questa l'ottimizzazione? Se la minimizzazione del rischio dovrebbe essere sempre al 100%, qualunque deviazione più piccola di 5. Mi sa che non abbiamo capito, non ho capito allora qual è veramente quello che abbiamo minimizzato, non è il rischio. Ma è il rischio del portfolio. Se hai delle azioni che sono anticorrelate, ora qui è abbastanza. Come? Sono correlate. Invece di prendere tutto quello con il minimo rischio, di cui viene a dividere a metà tra i due che hanno rischio più basso, questo generalmente ti porta a una media di rischio più basso, perché non è detto che tutti e due scendono, quindi la lezione standard del rischio di diminuisce, diversifichi, e quindi se sono tutte per esempio con lo stesso rischio, ti conviene sempre dividere il tuo capitale. Ok, ma quindi il rischio totale che dobbiamo minimizzare non è la somma pesata, no, no, c'è la covarianza nel mezzo, esatto. Esatto. È una misura convessa del standard di popolazione, che quindi ti va sulla legge, se sono tutti indipendenti, va con la legge quadrata del numero di cose. Sì, esatto. Ci sono un po' di semplificazioni, però. Quindi eravamo no? Ok, quindi rifacciamo il procedimento di prima, dove impostiamo questo limite qua, l'ho già fatto, lo plottiamo, ok, troviamo un altro punto e troviamo anche che la frontiera cambia. Qui passo velocemente perché semplicemente per dire che esistono delle soluzioni in forma chiusa per alcuni problemi semplici, quindi senza constraint per esempio. E poi alla fine qui ecco plotto tutto quello che abbiamo trovato finora. C'è parecchia roba, però insomma, giusto per far vedere come queste frontiere cambiano a seconda dei tipi di constraint che usiamo e come cambiano i portfolio ottimali. I portfolio ottimali sono questi qui individuati da queste crocette. Quindi questo è quello che ha la varianza più bassa, quello rosso è l'ultimo che abbiamo trovato, quindi sharp massimo soggetto a constraint, e quei due blu dovrebbero essere sharp massimo senza constraint. Per finire le ultime cosette, questo si ricollega un po' a quello che stavamo dicendo prima, per spiegare meglio come questa frontiera si evolve. Se immaginiamo il caso di avere solamente due azioni, due strumenti, e facciamo variare la correlazione tra questi due strumenti. Questo è lo stesso spazio di prima, quindi abbiamo rischio sulle X e ritorni sulle Y. Se gli strumenti sono qua, sono questi due puntini qua, questo nero e questo grigio, se entrambi hanno correlazione 1, quindi la linea viola, è indifferente dove volete stare, cioè dipende da quanti, no? Cioè, cioè aumentare il rischio linearmente vi dà più ritorni, semplicemente, perché sono la stessa cosa fondamentalmente. Viceversa, ci si sposta verso di qua, a seconda della correlazione, quando ha correlazione 0, penso questa sia una parabola,
e anticorrelati, quindi meno 1, questa praticamente penso sia tipo la retta di un cono. Questa dovrebbe essere una forma quadratica. Vabbè, altre cose. L'ultima è, per tornare quindi alla la domanda iniziale, che era questa cosa dell'avversione al rischio, plottiamo come questa avversione al rischio fa cambiare, diciamo, il tipo di portfolio su cui posso investire. Questi sono, no, gli stessi portfolio che abbiamo visto prima, la frontiera di prima, e queste curve qua che vedete sono, diciamo, il luogo di punti dove tu puoi investire a seconda della tua avversione al rischio. Quindi, niente, se la tua avversione al rischio è molto bassa, quindi questa linea qua, fondamentalmente, cioè, puoi investire su questo qua che non dà niente. Più la tua avversione al rischio aumenta, e più puoi andare su dei portfolio più, un po' più rischiosi. Finito. Non ci sono una domanda? No. In genere, cioè, immagino, da quello che si diceva prima, che più aumenta il numero di azioni, più diminuisce il rischio. Quindi la domanda è: perché fare tutto questo e non prendere un ETF all world? Oh. Un ETF all world? La domanda è: più uno diversifica, più il rischio diminuisce. Perché? Quindi, perché non investire semplicemente in un ETF? Vero. Puoi anche investire allora in 2 ETF, in 5, in 1000, poi puoi investire in real estate, cripto. Quindi fondamentalmente puoi investire in milioni di cose. In teoria, il portfolio che dà lo sharp massimo, quindi non faccio vedere meglio qua, questo è semplificato, però il portfolio che dà lo sharp massimo dovrebbe essere il portfolio del mercato, quindi dovrebbe essere il portfolio che ti fa investire su tutto il mercato degli strumenti investibili. Quindi per avere il portfolio migliore dovresti essere in grado di investire su qualunque cosa. Quindi sta a te. Puoi fare, cioè fondamentalmente chiunque deve fare, diciamo, un sampling e decidere, ok, voglio, ho questi soldi, posso investire in queste cose qua. Però chiaramente se tu puoi investire solamente su, che so, Italia, la cosa migliore, sì. Non è un consiglio finanziario, però... Quindi dipende sempre dal mercato di riferimento. Risposto più o meno? A posto. Prossimo. Grazie. Lasciate il microfono. Ecco perché questo ovviamente è andato in sospensione. Sì, tu, no, building a Ledger Order Wallet. Esatto, sono proprio io. Io vedo il tuo schermo, quindi ho capito che fai. Tanto mi è venuto in mente che... Ok, ci sono. Funziona? Sì, ok. Buonasera. Stasera presento un talk che parla della mia esperienza nel costruire un replacement, un quasi clone del Ledger Hardware Wallet, assolutamente per divertimento, ma
vi assicuro che non mi sono messo nemmeno un euro in tasca nel processo, assolutamente nessuno. Bene, sono Gian Guido e sono un software engineer, lavoro in una compagnia Web3 ovviamente. Ho un interesse particolare, penso, per i progetti strani. Cioè, a volte ho l'ispirazione per fare qualcosa che magari non è propriamente comune, quindi lo faccio e basta, perché... Ma perché no? Bene, allora, essenzialmente non è la mia prima esperienza. Per il mio progetto di tesi ho realizzato una prima versione abbastanza rudimentale di un hardware wallet, appunto basato su un Raspberry Pi 3A e una board Poplar. Non era un granché, sarò sincero. Mi è servito principalmente per esplorare il mondo dell'hardware wallet, però era scritto in C, girava su Linux, aveva bisogno di un po' di lavoro per farlo funzionare bene, quindi mi è servita come ispirazione principale, mi è servita come introduzione, però, insomma, ho proceduto poi a creare qualcosa che secondo me ha uno spettro un po' più ampio. Perché? Immagino questa sia la domanda che un po' di teste si stanno ponendo in questo momento. Ci sono un po' di ragioni, a mio avviso. La prima è che, in senso quasi letterale, una criptomoneta è una moneta, è un mezzo di pagamento, a volte, circa. Quindi è importante avere il controllo dei propri soldi. Bisogna sapere dove sono, bisogna controllarli il più possibile, a mio avviso. Inoltre, il player principale nel mercato degli hardware wallet non è proprio un amante dell'open source. Hanno un rapporto un po' strano l'open source e lo vedremo più tardi. E l'ultimo, infatti non è l'ultima, la competizione fa bene. Questo mercato ha bisogno di competizione e anche se appunto non mi sono messo un euro in tasca e l'ho fatto per hobby, penso che la ricerca nel campo sia necessaria. E appunto ogni tanto c'è bisogno di un po' di divertimento. Abbiamo bisogno di, io penso che lavorare e creare cose per il puro divertimento personale sia il mezzo numero uno di cui la ricerca ha bisogno. Non oggi come oggi, ma è da sempre così. Non lo dico solo io, lo dice anche la scienziata che ha inventato il CRISPR. Se non conoscete CRISPR, andate a cercare una bella biotecnologia. Non ho capito? Ah, lo spero per lei. Bene, cos'è un hardware wallet? Io faccio sempre questo paragone, lo paragono a una casa e una banca. La propria casa è personalizzata per noi, ognuno si fa la casa come vuole, a tutti gli effetti. Fa più di una cosa, ci posso dormire, ci posso invitare gli amici, ci posso fare delle feste, posso comprarla come asset di investimento, ma ha bisogno di veramente un bel po' di sforzo per renderla sicura. Cioè, basti pensare a tutte le startup di sicurezza che esistono. Quante videocamere di sicurezza potete trovare oggi su Amazon? Una marea, perché è difficile, molto difficile. Mentre un hardware wallet è una banca, è orribile, brutta, fredda, ma fa una sola cosa e di solito la fa bene. Infatti, dal punto di vista personale, noi non dobbiamo mettere in sicurezza la banca. La banca è sicura di per sé, o almeno speriamo lo sia. Quindi c'è questo dualismo fra la banca e la casa che serve, a mio avviso, a spiegare perché scegliere una hardware wallet, ad esempio. Il nemico. Vi presento il nemico, il Ledger Nano X, prodotto da Ledger, è l'hardware wallet numero uno più utilizzato sul mercato, perché è versatile, perché ha un bel form factor e perché sono stati i primi ad arrivare sul mercato, parliamoci chiaro. È parzialmente open source perché gli applet, le applicazioni, come le chiamano loro, sono open source, ma l'hardware e il sistema operativo, l'hardware per certo non lo è. Il sistema operativo è un po' strano perché ogni tanto Ledger va e droppa un po' di sorgenti del sistema operativo sul loro GitHub. Così, per hobby. Ha un design un po' strano, un po' antiquato mi verrebbe da dire, nulla togliendo a Ledger, è un design che all'epoca del suo concepimento era perfetto, ma oggi penso possiamo fare un po' meglio. Come funziona a grandi linee? Allora, intanto stabiliamo il fatto che c'è un cavo USB tra il Ledger e il proprio computer. Quello che si fa è
il computer chiede a Ledger di inviare del denaro, ad esempio. Ledger dice, certo, nessun problema. Sei sicuro che tu voglia fare questa cosa? Sì, lo voglio fare. E lo fa. Gli si invia una richiesta, Ledger firma, come vedremo, e restituisce il dato firmato al computer che provvederà poi a inviarla sul network blockchain preferito, che sia Ethereum, Bitcoin, non so, Cosmos. Ora, dobbiamo diventare il nemico, abbiamo bisogno di conoscerlo a fondo, no? Per combattere. Se dobbiamo combattere qualcosa, dobbiamo prima conoscere, altrimenti che cosa stiamo combattendo? Quindi di che cosa abbiamo bisogno per capire meglio Ledger? Che cosa succede sul cavo USB, intanto? Le applicazioni, ma cos'è un'applicazione in un contesto Ledger? Bene, abbiamo un piano d'azione, quindi. Utilizzeremo i seguenti strumenti. Linux, perché no? Il linguaggio di programmazione no, il linguaggio di programmazione Go, che, insomma, se qualcuno si sta chiedendo perché, come sopra, perché no, appunto, un progetto fatto per divertimento, a volte Wireshark, perché oltre a sniffare le reti, Wireshark sniffa anche i dati sul bus USB locale, molto comodo, tanta pazienza, veramente una montagna di pazienza non indifferente. Quindi iniziamo dalla prima parte. USB, cioè cosa, vi siete mai chiesti che cosa succede sul cavo USB? In realtà è un protocollo dal punto di vista del programmatore, un po' più ad alto livello, relativamente semplice. Possiamo vedere come un protocollo half duplex, dove il computer è chiamato l'host e il dispositivo è chiamato il dispositivo. Questo non lo sto dicendo io, questo è scritto nella specifica USB, che non invito nessuno a leggere perché è qualcosa di veramente pesante. E si basa sul concetto principale di endpoint. Abbiamo due tipi di endpoint. Un endpoint di controllo, il control endpoint, che serve per operazioni di admin, ovvero identificazione, configurazione. E poi abbiamo gli endpoint di data, ovvero quando inviamo dei dati al dispositivo è lì che vanno a finire. Quando li riceviamo è da lì che li riceviamo. E sono sicuro che qualcuno Intel ha detto quella cosa, ovvero che il vostro standard di comunicazione per dispositivi esterni preferito, nel 96 circa, però... Insomma, non citatemi su questa cosa. Quindi, questo qui che vedete è l'output del comando ls usb in Linux, che descrive in termini umani che cos'è un dispositivo USB. Un dispositivo USB è formato da principalmente un descrittore di configurazione, un configuration descriptor, che è formato a sua volta da un numero di interfacce. A sua volta, l'interfaccia è formata da più endpoint. Ad esempio, questo sulla destra è un configuration descriptor con ben due interfacce. La prima interfaccia ha due endpoint, la seconda ne ha uno solo. Fatto interessante, il control endpoint che ho menzionato poc'anzi permette di scegliere a runtime, senza dover staccare e riattaccare il dispositivo, ad esempio, quale interfaccia utilizzare, quindi che cosa fare con il dispositivo USB. Ora, il device descriptor, HID device descriptor, l'ho evidenziato per un motivo, che vedremo adesso. Human machine, HID, HID, significa human interaction device, a grandi linee. Non sono un granché col citare gli acronimi, però la falsa riga è quella. È quel protocollo che permette il plug and play, ovvero quando voi collegate qualcosa al computer, nel 99.9% dei casi utilizza HID, a parte, ad esempio, le pennette USB o le interfacce audio USB. Perché è interessante? Perché non ha bisogno di driver, il vostro sistema operativo sa già come utilizzare il protocollo HID. L'unica cosa, il dispositivo che vuole collegarsi all'host deve inviare un descrittore chiamato HID Device Descriptor, per questo l'ho evidenziato prima, durante la sua inizializzazione. Infatti questo descrittore viene inviato su un'interfaccia di control, perché è in fase di control di admin e quindi di inizializzazione. È utilizzato dalla stragrande maggioranza di dispositivi, e non sto scherzando, qualsiasi singola tastiera, mouse, puntatore, utilizza il protocollo HID. È una cosa magnifica. Perché? Perché possiamo
inventarcelo noi un descrittore id, perché lo standard è aperto. Ad esempio, questo qui è il descrittore id di un mouse USB. Quindi il dispositivo viene collegato, invia questo coso, nella sezione giusta del bus USB, dei dati, e il sistema operativo capisce che è un mouse e sa come trattare i dati che riceve e i dati che invia. È estremamente comodo. Infatti, come appare un ledger? Un ledger appare così. Abbiamo un interface descriptor con un id device descriptor prima e poi due endpoint descriptor. Quindi sappiamo che abbiamo un tubo su cui inviare i dati, un tubo su cui riceverli dal punto di vista dell'host e del dispositivo, e abbiamo quella sezione di byte che il ledger invia per identificarsi al sistema operativo. Nulla di più. Quindi possiamo utilizzare id anche come un piccolo protocollo se vogliamo crearci il nostro dispositivo USB senza scrivere driver. Possiamo creare due pipe e inviamo e riceviamo dati. Molto molto semplice, molto molto potente. Quindi abbiamo il ledger e il computer, un cavo USB di mezzo. Abbiamo il protocollo USB che incapsula il protocollo id, e perché non basta, cioè in quanto informatici a noi piace incapsulare le cose in altre cose, perché è così che funziona la stragrande maggioranza di internet e dei dispositivi. Ho menzionato prima le applicazioni Ledger. Sono lo strumento che Ledger utilizza per supportare più di un network blockchain sui propri dispositivi. Invece di rilasciare un nuovo sistema operativo, un nuovo dispositivo che supporta un nuovo chain, hanno detto, sapete che c'è di nuovo? Scriviamo delle applicazioni che supportano questa cosa. Possono essere installate dagli utenti a mano, oppure installate tramite Ledger Live, che è la loro applicazione di controllo. Gira su Linux, Mac, Windows, qualsiasi sistema operativo. Ovviamente, essendo un'applicazione, non può occuparsi di implementare ogni volta lo stack USB. Quindi Ledger ha detto, ok, le applicazioni implementano APDU, che è un piccolo piccolo formato di framing, ovvero serve a determinare, ok, sì, io e te ci stiamo scambiando dei byte, ma che schema utilizziamo per scambiarci dei byte? È stato originariamente sviluppato per le smart card, non so se avete mai fatto una sottoscrizione a Sky di più, c'era quella scheda che Sky vi inviava, è una smart card, e dialogava con il decoder attraverso APDU. In questo caso la PDU specifica un descrittore di comando che ha dei campi, come potete vedere. Ledger utilizza CLA per identificare il numero di applicazione, ovvero quale applicazione sta leggendo questo dato, deve leggere questo dato, anzi. E INS è lasciato all'applicazione stessa per dire, ok, c'è un sottocomando che io devo eseguire, devo lavorare questi dati in qualche modo, e di solito si trova nel campo INS. Abbiamo fatto. Quindi sappiamo che c'è il protocollo USB, abbiamo id, poi abbiamo APDU. E dentro APDU ci sono i dati dell'applicazione che verranno utilizzati in modo diverso da ogni applicazione. Quindi quello che dobbiamo fare è fare un'implementazione, no? Molto semplice. Sappiamo come funziona, adesso andiamo a scriverla. Non è mai semplice. La prima parte di studio forse è quella più semplice, a mio avviso. Come simuliamo un dispositivo USB? Noi non possiamo scrivere un firmware ogni volta, flasharlo su un dispositivo e provarlo ogni volta, è una perdita di tempo immane. Ci viene in aiuto il kernel Linux con tre moduli del kernel diversi. Il primo, libcomposite, che permette di configurare un dispositivo USB. In che modo? Come configuriamo il dispositivo USB? Attraverso config.fs, che espone questa facility di configurazione di dispositivi USB virtuali come una directory all'interno di Sys. Se avete usato un sistema operativo basato su Linux, Sys è la directory su cui ci sono le impostazioni, in un certo senso, del sistema operativo, mettiamola così. Inoltre, utilizziamo dummy.hcd, che ci permette di creare un controller USB locale, finto, a tutti gli effetti, sul nostro computer. Quindi noi possiamo simulare a tutti gli effetti un dispositivo USB collegato, senza collegare nulla. E viene tutto esposto attraverso un dispositivo virtuale, sotto dev, ovviamente, in cui la POSIX read legge da questo dispositivo virtuale, la POSIX write scrive sul dispositivo virtuale.
per noi sviluppatori che si approcciano a, a USB è una mano santa. Quando ho scoperto questa cosa ho dovuto trattenere le lacrime. È stato veramente comodo. Quindi sappiamo che ci sono delle applicazioni, quindi adesso dobbiamo scegliere che applicazione implementare. Cioè, ce ne sono migliaia, quale facciamo? Ho deciso di concentrarmi su Cosmos, perché ho esperienza diretta nell'ambiente. Ho deciso, perché no? Vediamo che succede. Essendo un'applicazione per Ledger, è strettamente collegata al sistema operativo di Ledger. E per fortuna è open source. Quindi, dato che è open source, possiamo implementare possiamo fare un white box reverse engineering in un certo senso, ovvero abbiamo un client, dobbiamo scrivere il server, un po' il contrario di quello che si fa di solito, no? Ovviamente non possiamo fare copy paste, perché sarebbe troppo semplice, ovviamente. Non sarei qui a parlare se fosse stato un semplice copy paste. È scritta in C, il nostro target è Go, non possiamo far nulla, anche se possiamo linkare del codice C a Go. Dato che è strettamente collegato al sistema operativo di Ledger, non abbiamo le syscall, non abbiamo l'astrazione POSIX, cioè Ledger non ce l'ha POSIX, non sa di che cosa sta parlando, è un piccolo microcontrollore. Quindi abbiamo l'interfaccia che si aspetta, dobbiamo scrivere l'interfaccia. Quindi dobbiamo andare greenfield, dobbiamo inventarci tutto da zero. È molto pesante. Quindi, life cycle di un'applicazione Ledger. Il computer invia un messaggio USB a Ledger. Ledger lo fa passare nel sottosistema USB, nel sottosistema id e nel sottosistema delle applicazioni, quindi viene smistato in un certo senso. L'applicazione è aperta, ovvero io su Ledger posso aprire le applicazioni, ma l'applicazione di destinazione è aperta? Sì, perfetto. Processo il messaggio e restituisco una eventuale risposta. Errore, non errore. L'applicazione non è aperta, va a fuoco, letteralmente. No, davvero, Ledger sì, ovviamente si rifiuterà di processare il messaggio perché per questioni di sicurezza, solo se l'applicazione è aperta, processiamo davvero il messaggio. Quindi, tornando di nuovo sul discorso Cosmos, è un sistema, si chiama Delegated Proof of Stake, in cui esistono due attori. Abbiamo il validatore, che è quello che crea i blocchi e li scrive sul chain, e abbiamo l'utente, come noi, che invia le transazioni e invia soldi, invia messaggi, cose del genere. Utilizza due tipi di chiavi. Utilizza la prima chiave sulla curva 256, variante K1, non dirò sec tutta intera perché è impossibile da pronunciare, e questa viene utilizzata per le interazioni fra utenti, quindi se io dovessi inviare denaro a qualcuno, firmo con questa mia chiave. Inoltre utilizza le firme, le firme sulle curve di Edwards, in particolare la 25519, per i validatori. Perché due tipi di chiavi? Nessuno lo sa. Ho personalmente conosciuto il creatore di Cosmos e non me l'ha saputo dire. Quindi noi prendiamo questo fatto, ce lo mettiamo in tasca e ignoriamo le curve di Edwards perché ci concentreremo solamente sulle interazioni fra utenti, perché sono quelle che ci interessano. Quindi un ledger deve generare un indirizzo, perché abbiamo una chiave pubblica, dobbiamo generare un indirizzo da questa chiave pubblica. Deve firmare transazioni, perché altrimenti perché ho un ledger? Non servirebbe a nulla. E deve presentare se stesso, ovvero che versione sono dell'applicazione sono, che tipi di chiavi supporto, magari in futuro supporterà diversi tipi di chiavi. Abbiamo per ognuna di queste operazioni una variabile ins. Ricordate, prima ho detto CLA serve per identificare l'applicazione, ins ci serve per identificare il comando che l'applicazione deve eseguire. Quindi per generare gli indirizzi si usa 0x04, firmare 2, esadecimale, per presentarsi 0. Molto, molto semplice, solamente tre tipi di messaggi, quindi abbiamo già la strada un po' più spianata. Adesso sappiamo addirittura quali sono i tipi di messaggi che dobbiamo gestire. Quindi non ci resta che disegnare un PCB, disegnare il Power Delivery System, scegliere un processore, sceglierlo bene, perché se lo si sceglie male adesso, il progetto va via, vola via. Dobbiamo scrivere un sistema operativo, perché ok, abbiamo l'hardware, ma se non abbiamo un sistema operativo su cui far girare il software, la vedo davvero dura. Scherzavo? No. fare tutte e tre queste cose, farle da soli,
è fattibile ma è estremamente difficile, e dato che in informatica, come in molte altre discipline, è sempre meglio come si dice, costruire su quello che è già stato costruito, se è di qualità. Ho preso alcuni strumenti disponibili che meritavano di essere utilizzati. Abbiamo infatti qualche strumentino in più. Abbiamo in prima battuta Tamago, oltre che ad essere un interessante piatto della cucina giapponese, e oltre ad essere la cosa più figa dal pane tagliato a fette in busta, è un compilatore Go modificato che segue la versioning ufficiale del compilatore Go mainstream, ma invece di tirare fuori binari per il sistema operativo di riferimento, tira fuori binari eseguibili bare metal, senza sistema operativo, direttamente dal processore, per architettura ARMv7, quindi non modernissima, però moderna abbastanza da essere utilizzata su, ad esempio, su, per applicazioni industriali. Supporta un buon numero, cioè, relativamente ristretto, ma comunque molto vario, di ARM single board computer, tipo Raspberry Pi 3, se non vado errato, e richiede assolutamente zero modifiche del codice esistente. Quindi voi prendete il vostro sorgente Go, lo compilate per Tamago e, a meno che non fate cose veramente strane, funziona. È magico, a mio avviso. E il secondo strumento che utilizzeremo è la USB Armory Mark II. Il titolo è enorme perché purtroppo quello è il nome reale del dispositivo. Posso farci molto? Ha un processore ARMv7 di NXP, modello i.mx6, sempre i nomi interessanti, a 16 GB di storage on board, senza bisogno di micro SD volendo, a mezzo GB di RAM, che in un sistema embedded è molto, è tanto, ci si fa un sacco di roba con 512 MB di RAM, è sia open hardware che open source, quindi le schematiche sono tutte disponibili sul GitHub dei creatori, che stranamente sono gli stessi che mantengono Tamago. Quindi, cioè, sapete dove stiamo andando a finire, no? Ora, il Ledger ha dei requisiti di sicurezza importanti, deve mantenere delle chiavi private, si vuole che queste chiavi vengano, come dire, tenute al sicuro, e devono essere quasi impossibili, se non al 100% impossibili, da esfiltrare. Quindi, quali feature di sicurezza ha l'USB Armory? Il suo processore ha una marea di cose fighissime dal punto di vista della sicurezza. Intanto, di base, è un Trusted Execution Environment, ovvero un muro all'interno del processore che permette di separare il codice non affidabile dal codice affidabile, che noi controlliamo direttamente. Ha due firewall, uno per la RAM e uno per gli interrupt. Per la RAM ci permette di definire delle aree di memoria a cui, ad esempio, la sezione non sicura non può accedere. E per gli interrupt è molto interessante, perché gli interrupt, per i non iniziati, mettiamola così, sono quei segnali che arrivano da un dispositivo esterno quando, adesso, premo un bottone, parte un interrupt. Gli interrupt li possiamo dividere tra la sezione sicura e la sezione non sicura, quindi possiamo avere dell'hardware esterno che consideriamo sicuro o dell'hardware esterno che consideriamo meno sicuro. Ha una chiave di cifratura integrata che viene fusa in fabbrica, che non è possibile leggere. Noi possiamo solamente chiedere al sottosistema di sicurezza di, per favore, ciframi questo, ma non possiamo mai, e deciframi questo ovviamente, ma non possiamo mai andare a leggere la chiave direttamente. È una cosa molto interessante perché ci permette di creare degli schemi di storage abbinati all'hardware, ovvero se io prendo il blob cifrato di dato dalla memoria e lo provo ad eseguire su un'altra USB Armory, la chiave di cifratura non decifra. Quindi è legata strettamente all'hardware su cui viene eseguito. È una feature estremamente importante. Ed è tutto disponibile in Tamago. Quindi noi abbiamo delle librerie scritte in Go che ci permettono di interfacciarci con tutte queste sottosistemi di sicurezza. È molto forte come argument, perché abbiamo un linguaggio di programmazione molto semplice da imparare, con primitive di concorrenza molto interessanti, memory safe, di sicuro più memory safe di C, e quindi possiamo costruire un prodotto realmente sicuro a questo punto. Quindi, iniziamo a usare questo Trusted Execution Environment, che viene chiamato Trust Zone nell'architettura ARM, in questo caso. Trust Zone ci permette di dividere e conquistare, un po' come se fosse un algoritmo di ricerca.
abbiamo due mondi, un mondo sicuro e un mondo non sicuro, quindi possiamo decidere noi da programmatori di mettere nel mondo sicuro la generazione della chiave privata e l'esecuzione della firma, che sono le due operazioni più importanti che fa un hardware wallet. E possiamo mettere nel mondo non sicuro tutto il codice che si occupa di gestire USB, di passare dei dati di cui non ci fidiamo. Quindi noi stiamo dividendo nettamente tutto quello che può fare buffer overflow da quello che noi non vogliamo mai lo faccia. E mettiamo malauguratamente che possa succedere, che succede un buffer overflow nel mondo non sicuro, dato che il mondo sicuro esercita un controllo stretto, come possiamo vedere nel grafico, sul mondo non sicuro, è veramente difficile iniziare a compromettere questo sistema, perché appunto è il mondo sicuro che carica il mondo non sicuro, e a quel punto il mondo non sicuro può semplicemente fare delle richieste, che il mondo sicuro può decidere di non soddisfare, per esempio implementando dei controlli con dei counter, degli hash, possiamo fare letteralmente quello che vogliamo. Quindi abbiamo l'idea, abbiamo come si parla via USB, abbiamo che cosa dobbiamo implementare a livello di dati USB, proviamo a inserire tutto questo all'interno del contesto di TrustZone. Quindi abbiamo una transazione blockchain che ci entra da USB, il non-secure world la prende, la spacchetta, la parsa, prova a leggere il comando per vedere dove direzionarla, e inizia, ad esempio, una richiesta di firma. La richiesta di firma passa al secure world controller, che può farne il dispatch, può decidere dove direzionarla a sua volta, può anche decidere di non direzionarla affatto e restituire un no al mondo non sicuro. A quel punto l'application runtime, perché noi possiamo scrivere delle piccole applicazioni in TrustZone, la ridireziona verso l'applicazione adeguata, in questo caso Cosmos ad esempio, quindi firma, restituisce al normal world, il non secure world, scusate, e la risposta va via USB al richiedente. Quindi abbiamo un design che ci permette di separare firma, generazione delle chiavi private da tutto quello che è sensibile, tutto quello che potrebbe esplodere. Ledger fa la stessa cosa, ovviamente, perché questo è design standard del settore, ma Ledger lo fa con due chip diversi, quindi ci sono due chip sulla scheda madre del Ledger connessi da delle tracce. Questo significa che un hacker molto esperto potrebbe iniziare a leggere quello che succede sul bus. Chissà che cosa ci troviamo su quel bus. Mentre qui, dato che tutto, in un certo senso logico, viene tutto all'interno del processore, nessuno può vederlo, perché bisognerebbe spacchettare il processore, metterci tensione, corrente elettrica e sperare che non esploda letteralmente fisicamente tutto, perché è impossibile osservare cosa succede in un processore in esecuzione. Ho preparato una piccola demo che spero possa funzionare e adesso la prepariamo. Allora, poi l'assistente nel mato. Sì, certamente, devi mantenere il microfono. Questo è un USB Armory, veramente piccolo, sembra una penna USB. USB Armory. Poi abbiamo il... Ho dimenticato il cavetto nello zaino. Questo è il debug bridge, ci permette di leggere quello che succede nella porta seriale USB Armory. In un contesto di produzione ovviamente non andiamo a abilitare il debug bridge, però ai fini della demo è importante che, insomma, si veda che cosa succede. E qui il micro fa solo per dire. Ciao. Ok. Grazie. Un applauso alla mia assistente. Adesso mi taglierà la testa. Perché? No. Sei no. Quel tipo di mago. No, non sono quel tipo di mago. Allora, datemi un terminale. No, devi far scoppiare tutto. No. Sentivo un po' di pericolo. Devi zoomare parecchio. L'ho chiamata Gaia Test. Ok. Adesso vado ad eseguire una blockchain in locale, Cosmos, perché ovviamente non vogliamo giocare con soldi veri. Non ce li ho al momento, quindi ok, perfetto. E la blockchain Cosmos lavora per fatti suoi e noi nel frattempo ci colleghiamo
ci colleghiamo alla porta seriale esposta da questo cosino qui. Gli diamo tensione, ovvero la colleghiamo, e magicamente abbiamo l'output sulla porta seriale. Perfetto. Quindi abbiamo dell'output sulla porta seriale. Possiamo vedere che il trusted OS viene caricato nel normal world, nel secure world, e poi immediatamente viene passato il controllo al non secure world. Subito. Ora, utilizzerò un'estensione del browser che si usa in ambiente Cosmos. Questo è il mio ledger, non c'entra niente. Che si usa per, insomma, per interagire con i blockchain. Andiamo a fare connect ledger. Creiamo un nuovo account di test. Io non ho ledger collegato, non c'è trucco, non c'è inganno. No compatible file found, perché Chrome è orribile dal punto di vista delle... Chrome da qualche versione a questa parte ha implementato un firewall enorme dal punto di vista di web USB, è assurdo. Proviamo di nuovo. No compatible device found. Ah vabbè, perché no? Facciamo così. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Ecco qui, non era collegato bene, si è impallato l'hub USB. Infatti vediamo che c'è un Ledger Nano X collegato, stranamente, però io non ho un Ledger Nano X collegato. Clicchiamo connect. Possiamo vedere qui che sta inviando chunk, sta ricevendo. Vediamo che addirittura ha ricevuto un comando per l'applicazione chiamata Cosmos, CLA get address. E infatti andiamo a vedere in Kepler. Adesso abbiamo test. Con un indirizzo generato sul dispositivo, via USB e così via. Vorrei farvi vedere anche l'invio di una transazione, però siamo fuori tempo. Proviamo. Non voleva farlo. Non mi ricordo come si usa Gaia. Allora, vediamo un po'. Però è con GitHub Copilot. A Bank. TX, Qbank. Che vuoi fare? Devo fare una TX bank send, okay. Indirizzo tuo, cioè il nome della chiave, non so come c'è un menu che è un pezzo. No, non lo devo usare. Assistente, c'è anche la configurazione. Sì. C'ho chat GPT. C'è chat GPT integrato. Backend S home. Ok, main si chiama. Vuoi mandare dei fondi? Sì. Allora, quello che sta facendo Gian Guido ora è, nella sua blockchain in locale, mandare dei fondi dall'indirizzo di Genesis locale all'indirizzo generato nel suo ledger. Così quel balance zero lo incrementiamo. Perché altrimenti non può fare transazioni. Prima ci mettiamo un po' di soldi sopra e poi ce li leviamo. Esatto. Accendi. C'è... Qual è il CineID? Gaia destra. Ha detto, lui non voleva fare questa demo. Ok, quindi dovremmo ricevere del denaro adesso. Quindi aspettiamo qua. Vediamo qui che sto coso riceva qualcosa. E niente, non riceve. Metto un po' meno stake. Zero stake. Ah. Okay, perfetto. A me non me li fa vedere perché comunque non ho
Vabbè, c'è qualcuno che ha domande? Sì, infatti, facciamo così. Allora, l'indirizzo l'abbiamo generato. Purtroppo Kepler è un po' rudimentale, non ha il concetto di più di un token per indirizzo. Infatti, ecco, sono arrivati, eccoli qua. Abbiamo 0,1 atom. Quindi adesso proviamoci. Io sempre, bene, insulto sempre. Quindi adesso prendiamo l'indirizzo da cui li ho inviati prima, così per hobby. Ce li rimetti. E ce li rimaniamo. Recipiente questo qua, amount, il balance intero, YOLO. Devi toglierci da qui, da 0.1. Non puoi mandare tutto il tuo... L'ho messo 0, perché è insufficiente balance? Vabbè, facciamo una cosa. Devi mandarne 0.1, ma se ne dimentico. Mando più token dall'altra parte. Allora, comunque, le demo in informatica, sempre così, non c'è una demo nella storia dell'informatica che sia andata bene al primo colpo. Ecco, adesso sono 10 atomi, direi che... No, il problema è che allora Kepler è cattivo. Se a Kepler gli si dice le fisi si inviano in stake e non in atom, lui non transige, le fisi devono essere in atom. Io direi di chiamarla qua, perché sennò finiamo dopo domani per configurare Cosmos. Va bene, dai. Facciamo finta che ci hai riuscito. L'indirizzo l'avete visto, i messaggi sono arrivati, tecnicamente il dispositivo ha funzionato. La chiave l'ha generata. Se c'è qualche domanda, alzate le mani. E... due domande. Vai, vai. Prima era. Ma nel file water.go cosa c'è? Il main. Il main? Sì. Allora, ok. Bello, no? No, il progetto si chiama Wall Era, per favore la pronuncia è vitale. Potrebbe essere uno scherzo per i nostri amici americani, ma non lo sapremo mai. Comunque. Prego, seconda domanda. Cos'era quel cosino? Questo? Questo è un flipper zero. È un coso strano per andare ad aprire in giro le porticine dei caricatori della Tesla, volendo. Oppure un ottimo dispositivo per mandare avanti le... È pensato proprio. Certo, l'ho preso per questo. Oh, ci sono altre domande? È una domanda seria, sì. Okay. Hai dovuto fare qualche modifica a Ledger OS, al sistema operativo? Ok, la domanda è se ho dovuto modificare il sistema operativo del Ledger in qualche modo. Sì. Beh, no, perché non c'è il sistema operativo del Ledger qua sopra. Il punto di tutto questo è proprio non implementare, non usare il sistema operativo del Ledger, ma reimplementare solamente lo stretto necessario per far sì che il software che attualmente lavora con Ledger funzioni anche con il mio software. È quella la cosa, perché così abbiamo uno stack open source da zero. Quello di Ledger non sappiamo cosa succede, che a mio avviso è importante. Un attimo solo, prego. Antonio aveva una domanda. Quanto costa USB Armor? Oddio, non sono un marketer, non ti so dire, questa me l'hanno inviata. Penso intorno ai 150 euro, 200 euro. Non è poco, però è un dispositivo di sviluppo interessante. Un Ledger Nano X credo costi. Costi intorno ai 200 euro. Sì, è paragonabile. Prossima domanda? Il fatto che viene tirato a te come Ledger Nano X. Sì.
AWS si identifica come su quel protocollo. Ok, la domanda è perché il dispositivo viene identificato come un nano X? Ci sono due risposte. In realtà la risposta è una, ma ci sono due parti. La prima parte è che... dov'è? Ho perso. È crashato Presentations. Vabbè, lasciamo il terminale. Il fatto è che LS-USB ci dà il nome del dispositivo, il seriale, ma USB prevede due identificativi. L'identificativo della compagnia e l'identificativo del dispositivo. Io ho preso anche quelli. Poi, inviando lo stesso report, dato che Kepler, come dire, capisce se il report gli interessa o meno, mandandogli lo stesso report, oltre a parlare la stessa lingua, come dire, se si comporta come una papera e fa quacco come una papera, è probabilmente una papera. È lo stesso concetto, lo stesso principio. Sì, esatto. Avevo visto di parlare con un nano X e fa tutto trasparentemente. Esatto, è proprio quello il punto. Fare tutto quello che fa un nano X non essendo un nano X. C'era un'altra domanda? Io c'era una cosa. Ultima domanda poi. Sì, la parte di separazione di ambienti di esecuzione sì. È simile a quello che fa un processore con media di esecuzione. Ok, la domanda è se... tipo real mode e protected mode. Ok, la domanda è se è assimilabile a queste due cose, se parliamo di real mode e protected mode oppure qualcosa di diverso. In realtà è qualcosa di diverso perché in normal world ARM ha comunque i suoi ring di esecuzione, ma in secure world ci sono altri ring di esecuzione. Quindi io posso avere un sistema operativo sicuro e un'applicazione sicura, come allo stesso tempo posso avere un sistema operativo non sicuro e un'applicazione non sicura. È come dire, io posso eseguire Linux nel mondo non sicuro e posso eseguire il mio sistema operativo custom in Trustzone che ha le sue applicazioni nel mondo sicuro, con ring di esecuzione diversi. Okay. Quindi c'è sostanzialmente masking di cose in quale hardware ha accesso, tipo quale zona di memoria, ma parte di tipo mapping. Il mapping della zona di memoria avviene a livello di MMU. Poi se parliamo di... Come avere due processori. È letteralmente come avere due processori. Esistono due, esiste il registro di stato su ARM e per Trustzone c'è una copia del registro di stato. Okay. Perfetto, se non ci sono altre domande, penso che Antonio non voglia che ci siano altre domande. Intanto, bene così.